L'Italia è ancora viva, questa è la notizia più importante di questa serata degli ottavi, perché non ha giocato una gran partita, è andata sotto, è riuscita a rimontare, si è fatta recuperare due o tre occasioni, ha perso sicuramente lucidità, ma quello che conta in partite come questa è portare a casa il risultato, sbarcare nei quarti, fermarsi prima sarebbe stato veramente un disastro. In alcuni momenti gli azzurri hanno accettato il corpo a corpo, questo mostrare i muscoli che era la cosa che probabilmente non bisognava fare. Cuba ha fatto sicuramente la sua parte e ha giocato probabilmente la miglior partita da quando è in questo mondiale, quindi non quella del Giappone e neppure quella della seconda parte contro il Brasile. Da prendere di buono il fatto che gli azzurri si sono saputi confermare e quindi hanno saputo riuscire a superare i propri errori e arrivare al match contro la vincente fra Giappone e Francia. Francia ovviamente favorita, giocherà domani sera. Mercoledì sapremo come andrà l'Italia ai quarti.